Fabio Bertolotti, anche quest'anno puntualmente arriva il momento di provvedere al cambio gomme per la sicurezza propria e degli altri. Certo, 15 di novembre, la data fatidica, entrano in vigore le ordinanze che saranno presenti su tutto il territorio, ormai ben più della metà delle province italiane ha adottato questo provvedimento, con l'obbligo di sostituire i pneumatici estivi con pneumatici invernali a partire dal 15 di novembre e sino al 15 di aprile, con la possibilità di farlo un mese prima e un mese dopo per ripristinare il treno precedente. Non è più comodo viaggiare con l'all season tutto l'anno a questo punto. Ma sono scelte che deve fare il consumatore anche rispetto a quello che è l'uso che uno ne fa. Se diciamo, l'impiego è un impiego massivo in condizioni tipiche invernali, con anche presenza di neve possibile o certa, a questo punto è bene orientarsi verso pneumatici di tipo invernale. È un po' come dire, facciamo il cambio stagionale, abbiamo messo nell'armadio il sandalo e abbiamo tirato fuori lo scarponcino, e questa è una cosa normale. Poi chi invece si trova in condizioni ambientali di inverni non particolarmente rigidi, di condizioni invernali e quindi di temperature che non sono quelle sempre prossime allo zero o addirittura inferiore, allora può adottare anche prodotti, diciamo, che offrono caratteristiche intermedie sia in estate che in inverno. Cambia la mobilità e cambia anche il tipo di pneumatico per le auto elettriche ibride plug-in, ecco arrivare pneumatici, diciamo, creati, realizzati ad hoc. Sì, allora va detto che per il consumatore un pneumatico equivale all'altro perché è nero e tondo, è non particolarmente accattivante e molto spesso è sporco, e per controllarlo bisogna anche piegare la schiena. Quindi non è un prodotto diciamo sexy come qualcuno dice. In realtà però ha un contenuto tecnico straordinario e non esiste il pneumatico che va al meglio in tutte le situazioni. Qui non è un caso, chi è un fanatico, un esperto o un cultore della Formula 1 si rende conto che esistono pneumatici di tipo diverso a seconda delle condizioni. Anche l'elemento motorizzazione cambia quelle che possono essere le accelerazioni e quant'altro, Anche e il di peso del conseguenza il peso veicolo. del veicolo e quant'altro, e quindi occorre riformulare il pneumatico sia in termini di mescole, quindi la composizione, un pneumatico ha diciamo ben più di una decina di mescole diverse, sia per il battistrada sia per le altre parti che compongono questo straordinario prodotto, che deve garantire tante prestazioni, deve sostenere un peso molto importante che con la motorizzazione elettrica aumenta ulteriormente, deve dare comfort, deve dare tenuta di strada, deve dare direzionalità, cioè è sempre sollecitato, anche quando una vettura è ferma, c'è un peso di 1,5 tonnellate, 2 tonnellate, 3 tonnellate addirittura, su cui poggia questa vettura, su queste quattro gomme che devono evidentemente sostenere il carico, ma anche in accelerazione, soprattutto Certo. quando la vettura è elettrica, quindi l'accelerazione immediata deve, diciamo, avere una performance particolare. Parliamo sempre di automobili, però ricordiamo anche i veicoli industriali. Il cambio gomme è importante anche per loro e anche nei veicoli industriali comincia ad arrivare l'elettrico, le nuove motorizzazioni. Ma anche il mezzo pesante è certamente molto interessato all'impiego di pneumatici idonei, diciamo, a quelle che sono le esigenze specifiche, e in questo caso gioca un fattore importante anche la durata chilometrica, cioè la capacità di durare nel tempo. Quando parliamo di sostenibilità, ci viene facile fare l'esempio proprio dei pneumatici di tipo gigante, dei mezzi pesanti, perché da nuovi percorrono 100-150 mila chilometri, poi a questo punto dice è finito la prima vita, va buttato il pneumatico perché è arrivato al suo limite di usura di 1,6 mm. Assolutamente no. Se è un pneumatico di marca premium, cioè un pneumatico che è stato concepito per essere riutilizzato,
può essere riscolpito, quindi si entra negli intagli principali e con un'apposita attrezzatura fa una seconda vita. Una rimessa nuovo e quindi una riscolpitura del pneumatico. Poi a questo punto si arriva alla fine, no? Il pneumatico gli si può asportare il battistrada e rivulcanizzare a freddo o a caldo per altre una, due e anche tre volte il battistrada stesso. Per cui un pneumatico può percorrere addirittura fino a 1 milione di chilometri, quindi è sostenibilità vera. E poi quando il prodotto ha terminato le sue diverse svariate vite può essere smembrato, quindi triturato, separato il metallo che viene completamente, qui stiamo parlando di un acciaio, quindi è recuperabile, la parte tessile viene recuperata come carica e la parte elastomerica viene tritata e con le diverse lavorazioni può ritornare ad altre applicazioni, tra cui gli intasi per erbe artificiali dei nostri cappetti da calcio. E quindi un po' idealmente possiamo dire economia con una pizzica è un'economia circolare che parte da un albero della gomma, il 44% e torna al prato in una diciamo simpatica ma vera e sostenibile circolarità del prodotto. Ultima domanda, a Sogomma e questo brutto periodo, speriamo di essercelo lasciato alle spalle, del Covid-19, la vostra associazione quale impatto ha avuto il Covid su Sogomma? Ma allora, noi abbiamo avuto un grandissimo impatto nelle fasi iniziali perché inspiegabilmente il governo ha inteso bloccare la nostra produzione, cioè intendendo il settore della gomma non è stato considerato realtà essenziale. Parliamo del 2020 ovviamente, una cosa assolutamente inspiegabile, anche perché in nessun altro paese al mondo è stata fatta la stessa cosa. Ciò nonostante, grazie diciamo a delle deroghe, le aziende hanno potuto continuare a produrre per quello che era possibile con le condizioni e rispetto ovviamente delle norme sanitarie, e siamo riusciti ad avere una performance economica di settore nel 2020 che è certamente eccedente come in tutto il mondo, in un ordine di grandezza del 15% in meno della produzione, ma sicuramente meglio a tanti altri paesi come la Germania che per esempio ha avuto il 20% di calo produttivo. Ma qui è una performance in negativo. Oggi il mercato è in forte ripresa, ma abbiamo in atto una tempesta economica. La tempesta economica è data da un aumento straordinario delle materie prime. I chip che mancano, che interessa la produzione di auto. No, di ma il chip dell'auto per noi vuol dire un effetto negativo anche sull'industria della gomma, perché noi abbiamo aumento della materia prima, straordinario, mediamente il 100%, più aumento del 100%, shortage, quindi non reperibilità, finalmente riusciamo a trovare il materiale, riusciamo a produrre i nostri articoli che per lo più vanno al mondo dell'auto, ma l'auto non riesce a mettere insieme una vettura perché mancano altri componenti e quindi siamo costretti a fermare i nostri impianti. È un qualcosa di veramente assurdo che francamente in 40 anni di esperienza non era mai successo.